Nell'estate del 1998, alla corte di Mister Gabriele Geretto, arriva nel ritiro di Serino Gil Gomez, attaccante nato in Angola ma naturalizzato portoghese, cresciuto calcisticamente nel Benfica. Prima di giungere in Irpinia, grazie al tecnico veneziano, ha vinto un campionato del mondo under 20 nel 91 al fianco di Figo e João Pinto e perso contro l'Italia la finale del campionato europeo under 21 nel 94. Per lui due reti in Coppa Italia, 90 minuti contro la Battipagliese, gara terminata 0-0, e due spezzoni di partita contro Lodigiani e Acireale. Successivamente il mesto ritorna a casa, a pochi mesi dall'inizio della stagione. Oggi Gomez vive a Manchester ed è agente di calciatori. Nei Reds gioca il figlio Angel, che nel match contro il Crystal Palace ha fatto il proprio esordio in prima squadra, divenendo il più giovane atleta del club a debuttare in Premier. Adesso io rappresento mio figlio. Ce l'ho mai due o tre calciatori. Antonio Sibilia, mi ricordi Gabriel Geretto, Aldo Dolcetti, un passo troppo calciatori che sono stati con me. Io mi ricordo, e invece io li chiamo, io chiamo di me. Mi ricordo della città che era bella. Io sono stato solamente 6 mesi, 6 o 8 mesi in Avellino, però mi è piaciuto bastante. Cos'è che non è andato secondo te ad Avellino? Mi è andato bene perché io sono stato infortunato con un paio di lesioni, entonces non è andato bene. Molte lesioni. Cosa ricordi di Sibilia? Mi ricordo di Siviglia che il giorno del mio anniversario mi ha tagliato. Il 12 di dicembre del 98, no, 90, sì, 98, mi ha tagliato Siviglia.